Mercurio. Appena più grande della Luna, Mercurio è il pianeta più piccolo del Sistema Solare, 20 volte meno massiccio della Terra. È anche il pianeta più vicino al Sole, in orbita a sole 0,4 unità astronomiche dalla nostra stella, pari a 0,4 volte la distanza Terra-Sole. Pur essendo molto vicino al Sole, con una temperatura superficiale media di 180 gradi centigradi, Mercurio non detiene il record della temperatura più alta. Questo è tenuto da Venere a causa della sua atmosfera molto densa, che crea un potente effetto serra. Sulla superficie di Mercurio, praticamente priva di atmosfera, la luce del Sole è 7 volte più luminosa e intensa che sulla Terra, e la nostra stella apparirebbe a un osservatore 3 volte più grande nel cielo. Mercurio è il pianeta più veloce del Sistema Solare e viaggia intorno al Sole a 47 km al secondo in soli 88 giorni. Alla fine del 2011, a tre quarti della durata della missione principale, la sonda Messenger ha fornito nuove informazioni su Mercurio in diversi settori. Le enigmatiche fotografie dei depositi incandescenti sul fondo di alcuni crateri sono state scattate durante i sorvoli di Messenger prima del suo lancio in orbita. Le nuove fotografie, scattate con una risoluzione fino a 10 metri per pixel, hanno rivelato la presenza di gruppi di cavità in questi siti con dimensioni che vanno da poche centinaia di metri a diversi chilometri. Queste formazioni sono solitamente circondate da aloni di materiale altamente riflettente e sono spesso associate a rocce espulse dal processo di craterizzazione. Queste formazioni sono tra le più nuove e luminose del pianeta e non sono mai state osservate prima su nessun altro pianeta o luna del Sistema Solare. L'origine di queste depressioni non è spiegata. Tuttavia il loro aspetto, che dà l'impressione di essere stato inciso, suggerisce che si siano formati per rimozione di materiale dalla superficie. Una teoria è che queste depressioni siano il risultato della sublimazione di elementi volatili contenuti nelle rocce. Le fotografie confermano inoltre che le deformazioni della crosta di Mercurio sono principalmente legate alla contrazione del pianeta e sono la causa di enormi scarpate e faglie lobate. Ma ci sono anche decine di aree, solitamente situate all'interno di crateri o bacini, che mostrano segni di espansioni crostale. Lo spettrometro a raggi X ha fatto diverse importanti scoperte sulla composizione del suolo di Mercurio. A differenza del suolo lunare, il suolo di Mercurio non è dominato da rocce ricche di feldspato. Le misure hanno inoltre confermato le osservazioni effettuate con i telescopi dalla Terra, suggerendo la presenza di solfuri sulla superficie di Mercurio. Di conseguenza, mattoni che hanno formato il pianeta erano meno ossidati di quelli utilizzati per formare gli altri pianeti interni. Questa teoria avrebbe importanti implicazioni per la comprensione del vulcanismo di Mercurio. L'altimetro di Messenger ha mostrato che le cime più alte raggiungono i 9 km, paragonabili all'Everest sulla Terra. Il magnetometro di bordo ha determinato, dopo diverse orbite, che l'equatore magnetico di Mercurio si trova 480 km a nord del centro del pianeta. Il nucleo di metallo fuso nel cuore del pianeta, che è la fonte del campo magnetico, presenta quindi una significativa asimmetria nord-sud. Di conseguenza il campo magnetico presenta un grande buco al polo sud che permette alle particelle del vento solare di colpire la superficie di Mercurio. Questo fenomeno trascina dalla superficie atomi che alimentano la tenue atmosfera di Mercurio mentre lucidano il suolo. Ulteriori risultati sono stati ottenuti durante le estensioni della missione, tra cui il fatto che lo spettrometro neutronico della sonda ha dimostrato definitivamente la presenza di ghiaccio d'acqua sulla superficie di Mercurio, nonostante la sua temperatura molto elevata, fino a 400 gradi centigradi. Questo ghiaccio è immagazzinato sulla superficie del pianeta e si trova anche nell'atmosfera. Il ghiaccio è conservato in crateri permanentemente in ombra nelle regioni polari del pianeta.
Le telecamere mostrano materiale scuro in questi luoghi, che gli scienziati ipotizzano essere costituito da materiale ricco di molecole organiche, come quello trasportato da comete e asteroidi, che si presume siano la fonte di quest'acqua. Questa scoperta mette in dubbio il modello di formazione del pianeta. Quando il nucleo metallico di Mercurio si è raffreddato, il diametro del pianeta è diminuito a causa del minor volume di metallo solido. A seguito di questa contrazione si sono formate scogliere alte diversi chilometri e lunghe diverse centinaia di chilometri che oggi tagliano la superficie del pianeta. I dati raccolti dall'altimetro di Messenger hanno permesso di rivalutare la riduzione del diametro a 7 chilometri. Durante la sua missione, Messenger ha orbitato intorno a Mercurio 4.104 volte, scattando più di 270.000 immagini. Tra il 3 e il 16 novembre 2010, la fotocamera grandangolare di Messenger ha scattato 34 immagini utilizzate per creare un fotomontaggio dell'intero sistema solare. Solo i pianeti Urano e Nettuno non sono stati inclusi, poiché si trovano a una distanza compresa tra 3 e 4,4 miliardi di chilometri e non possono essere visti a questa distanza. Dopo aver studiato la topografia dell'emisfero settentrionale e caratterizzato i volatili presenti nei crateri costantemente in ombra ai poli, la sonda si è schiantata sulla superficie del pianeta nell'aprile 2015. Ora è in arrivo una nuova missione su Mercurio, BepI Colombo. Partite il 19 ottobre 2018, le due sonde di questa missione delle agenzie spaziali europea e giapponese saranno lanciate in orbita intorno al pianeta nel dicembre 2025. Venere. Venere, il gioiello del cielo, era noto agli antichi astronomi come stella del mattino e stella della sera, considerati all'epoca come due corpi celesti diversi. Il pianeta Venere prende il nome dalla dea romana dell'amore e della bellezza, velata da fitte nubi vorticose. Gli astronomi definiscono Venere come il pianeta gemello della Terra. I due pianeti sono simili per dimensioni, massa, densità e volume. Si sono formati più o meno nello stesso periodo e si sono condensati dalla stessa nebulosa. Tuttavia, il suo destino ha deciso diversamente e alla fine l'ha resa molto diversa dalla Terra. Non ha oceani ed è circondato da una pesante atmosfera, composta principalmente da anidride carbonica. Le sue nubi sono composte da gocce di acido solforico. La pressione atmosferica sulla superficie è 93 volte quella della Terra al livello del mare. Come ci è arrivata? Il secondo pianeta più vicino al Sole ha visto il suo oceano evaporare gradualmente. Il vapore acqueo è un formidabile gas serra che permette ai raggi del Sole di riscaldare il pianeta senza far fuoriuscire il calore. Il riscaldamento globale accelerò e in poche centinaia di milioni di anni il suo oceano evaporò completamente. L'acqua si concentra quindi negli strati superiori dell'atmosfera. Poi i raggi ultravioletti del Sole hanno rotto le molecole d'acqua. Gli atomi di ossigeno sono ricaduti in superficie, mentre gli atomi di idrogeno, più leggeri, sono stati dispersi nello spazio. Arido, senza tettonica a placche o vulcanismo regolare, Venere non riuscì a dissipare il suo calore interno e per centinaia di milioni di anni la pressione aumentò costantemente. Quando questa pressione ha raggiunto il suo picco, il pianeta ha rilasciato anidride carbonica nell'atmosfera attraverso i vulcani. Questa CO2 sostituisce ora l'acqua come gas serra e i vulcani, molto più numerosi su Venere che sulla Terra, la rilasciano costantemente. L'anidride carbonica si accumula quindi massicciamente nell'atmosfera. Attualmente costituisce oltre il 97% dell'atmosfera di Venere. La temperatura media è di 460 gradi centigradi, ma può arrivare a 520 gradi centigradi. L'acido solforico è un altro gas presente nell'atmosfera di Venere. Questo gas, altamente riflettente, è ciò che fa apparire Venere così luminoso nel nostro cielo. E a volte questo acido solforico cade come pioggia altamente corrosiva.
Venere compie un'orbita intorno al Sole ogni 225 giorni terrestri, ma a differenza degli altri pianeti del Sistema Solare, Venere ruota retrograda, cioè all'indietro. Il Sole sorge a ovest e tramonta a est. Questa rotazione è particolarmente lenta, tanto che da un'alba all'altra passano non meno di 8 mesi terrestri. Venere ha quindi giorni più lunghi dei suoi anni, per cui un giorno venusiano dura 243 giorni terrestri. L'atmosfera di Venere è molto spessa e densa. In superficie la pressione atmosferica è 93 volte superiore a quella della Terra e la densità è circa 50 volte quella della nostra aria. I venti sulla superficie di Venere sono molto lenti, pochi chilometri all'ora, ma la densità dell'atmosfera li rende particolarmente potenti. I vulcani sono molto comuni su Venere e ricoprono il suolo venusiano di lava. Anche se questa lava impiega tempo a solidificarsi a causa del calore, ricopre il terreno di roccia basaltica. Venere ha molti più vulcani della Terra. Infatti, per dare un'idea, Venere ha 167 grandi vulcani di diametro superiore a 100 km, mentre sulla Terra l'unico complesso vulcanico di queste dimensioni è l'isola di Hawaii. Quasi un migliaio di crateri da impatto su Venere sono distribuiti uniformemente sulla sua superficie. Circa l'85% dei crateri è in perfette condizioni. Il numero di crateri e il loro buono stato di conservazione indicano che il pianeta ha subito una rinascita globale circa 300-600 milioni di anni fa, seguita da una disintegrazione vulcanica. Sulla Terra la crosta è in continuo movimento, ma Venere non sarebbe in grado di sostenere un simile processo. Senza la tettonica a placche per dissipare il calore dal mantello, Venere subisce un processo ciclico in cui la temperatura del mantello aumenta fino a raggiungere un livello critico che indebolisce la crosta. Poi, in un periodo di circa 100 milioni di anni, si verifica una subduzione su larga scala che ricicla completamente la crosta del pianeta. Queste condizioni estreme hanno reso molto difficile l'esplorazione di Venere e le sonde inviate su Venere sono rimaste per poco tempo sulla superficie del pianeta prima di smettere di funzionare. Le prime immagini provengono dal Mariner 10 del 1974, che passò davanti a Venere mentre si dirigeva verso Mercurio e scattò fotografie ultraviolette delle nubi, rivelando le velocità straordinariamente elevate dei venti nell'atmosfera venusiana. Nel 1975 i lander sovietici Venera 9 e 10 trasmisero le prime immagini della superficie di Venere in bianco e nero. Nel 1982, con i lander sovietici Venera 13 e 14, sono state ottenute le prime immagini a colori della superficie, che hanno rivelato che la superficie di Venere è coperta da sedimenti e rocce relativamente angolari. Il terreno mostra segni di un esteso vulcanismo e lo zolfo nell'atmosfera può indicare eruzioni recenti. I microfoni della sonda registrano il rumore del vento atmosferico per misurare la velocità del vento. Questa è stata la prima registrazione del suono su un altro pianeta. Pochi anni dopo, la superficie di Venere fu mappata in dettaglio da Magellano nel 1990. Secondo le informazioni raccolte dalla sonda americana Magellano, la struttura interna di Venere è effettivamente paragonabile a quella della Terra. È composta da un nucleo interno solido, chiamato seme, e da un nucleo esterno liquido. Questo nucleo sarebbe circondato da un mantello solido e viscoso e da una crosta solida. Ma questo modello rimane ipotetico e la questione della composizione del nucleo di Venere rimane aperta. Se Venere ha la stessa struttura interna della Terra, come si spiega che non generi un campo magnetico intrinseco? In effetti, il nucleo esterno della Terra è costituito da un liquido caldo ed elettricamente conduttivo, in cui avvengono movimenti di convenzione. Questo strato conduttore, combinato con il movimento rotatorio, produce un effetto dinamo che mantiene un sistema di corrente elettrica noto come campo magnetico. L'assenza di un campo magnetico interno su Venere potrebbe essere spiegata in due modi diversi.
o la rotazione di Venere è troppo lenta per mantenere una corrente elettrica, oppure il nucleo del pianeta è solido. Diverse altre missioni hanno esplorato Venere dallo spazio nei decenni successivi, ma oggi Akatsuki, la sonda giapponese, è l'unica presente intorno a Venere. Terra, pianeta dai mille colori e culla dell'umanità, l'oasi della vita, ha ancora molto da insegnarci sul mistero e sulle origini della nostra esistenza. Da dove cominciare? Ci sarebbe molto da dire, ma a volte le immagini parlano più di lunghi discorsi. Quindi, in attesa di un video completo sull'argomento, vi lascio con queste immagini del nostro pianeta e del suo satellite. Marte, il quarto pianeta più lontano dal Sole, di dimensioni ridotte, circa la metà della Terra, ma di grande interesse scientifico. Un tempo avrebbe avuto mari caldi e salati, laghi d'acqua dolce, probabilmente neve sulle cime delle montagne, nuvole e un ciclo dell'acqua. Nel 2015 la presenza di acqua salata, un liquido vicino all'acqua salata dei nostri oceani e saturo di sali, è stata rilevata persino dalla sonda statunitense Mars Reconnaissance Orbiter. I sali, altamente assorbenti, abbassano il punto di congelamento dell'acqua, permettendole di rimanere liquide e di fluire a temperature inferiori a 0 gradi centigradi. Infatti la superficie del pianeta rosso varia da 20 a meno 143 gradi centigradi. Ancora più folle, la NASA ha annunciato all'inizio di giugno 2018 che il rover Curiosity aveva individuato un ciclo di metano sul pianeta rosso e molecole organiche. Il rover statunitense, che si trova su Marte dal 2012, ha utilizzato il suo strumento SAM per identificare catene di atomi contenenti carbonio e idrogeno in rocce vecchie di oltre 3 miliardi di anni. A quel tempo su Marte scorreva acqua liquida. Quindi due ingredienti necessari per la nascita della vita erano probabilmente presenti contemporaneamente sul pianeta rosso. Marte è un pianeta tellurico, cioè roccioso, e ha una massa 10 volte inferiore a quella della Terra. Visto dal pianeta blu, appare rossastro a causa della polvere ricca di ossidi di ferro che ricopre la sua superficie. Una volta idratato, l'ossido di ferro si trasforma in ruggine, da cui il colore ocra del nostro vicino pianeta. Per questo motivo è stato associato alla guerra fin dall'antichità, da cui il suo nome, che si riferisce al dio della guerra nella mitologia romana. I poli di Marte sono permanentemente ricoperti da strati biancastri, che variano notevolmente con le stagioni. Per esempio, all'inizio della primavera boreale, il ghiaccio del polo nord, esposto al sole, diventa sublime.
In altre parole, passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso. Questa sublimazione crea masse d'aria che generano venti che smuovono grandi quantità di polvere e possono scatenare tempeste di polvere su scala planetaria. D'altra parte, Marte è caratterizzato da un netto contrasto tra l'emisfero settentrionale di vaste e lisce pianure e l'emisfero meridionale di altopiani ricchi di crateri da impatto. L'emisfero settentrionale è da 1 a 3 km più basso di quello meridionale e lo spessore della crosta è di 32 km rispetto ai 58 km degli altopiani meridionali. Si pensa che questa dicotomia sia avvenuta circa 4 miliardi di anni fa. Attualmente esistono due teorie per spiegare questa rottura. Una è legata alle dinamiche interne del pianeta, al livello del mantello e alla tettonica delle placche. L'altra a uno o più grandi bombardamenti che avrebbero causato la fusione del terreno dell'emisfero settentrionale. Va inoltre notato che il terreno dell'emisfero settentrionale è più giovane di quello dell'emisfero meridionale ed è caratterizzato dalla presenza più precoce di acqua liquida abbondante e acida. A contatto con il confine geologico che segna la dicotomia, queste regioni presentano un'alta concentrazione di vulcani. Il vulcano più grande del sistema solare, l'Olympus Mons, si trova nel rigonfiamento di Tarsis e raggiunge un'altezza di oltre 21.000 metri. Inoltre, a differenza della Terra, Marte non ha placche tettoniche, da qui le dimensioni colossali dei suoi vulcani. Sul nostro pianeta la crosta si muove in relazione al punto caldo del mantello, che espelle la lava verso la superficie, formando una successione di piccoli vulcani. Su Marte la lava si accumula in un unico punto, dando origine a giganteschi vulcani. Oggi il pianeta rosso ha perso gran parte della sua attività geologica interna. Continuano a verificarsi solo alcune frane, geyser di CO2 ai poli, terremoti e piccole colate di lava. L'emisfero meridionale di Marte è costellato di crateri da impatto. Argyre Planitia e Hellas Planitia sono le due più importanti. Quest'ultima, con un diametro di circa 2.200 km e una profondità di 9.500 metri, è la più grande struttura da impatto osservabile sul pianeta. A differenza dei crateri lunari, il cui aspetto non cambia nel tempo, i crateri marziani sono soggetti all'erosione atmosferica, che ne altera la forma, arrotondandone i bordi e ricoprendone l'interno con uno spesso strato di polvere. Tuttavia sono ancora chiaramente visibili. Inoltre, la superficie del pianeta rosso presenta il più grande canyon del sistema solare. Il canyon delle Valles Marineris è profondo fino a 8.000 metri e si estende da ovest a est per oltre 3.000 km. A titolo di confronto, il Grand Canyon in Arizona, USA, è profondo al massimo 1,8 km e lungo 800 km. In prossimità delle Valles Marineris, una moltitudine di piccole valli ricorda i letti di fiumi asciutti. Questo è un indizio che indica agli scienziati una storia di Marte in cui l'acqua liquida scorreva liberamente. Infine, la gravità sulla superficie di Marte è solo il 38% di quella terrestre. È noto che la microgravità causa problemi di salute come il deperimento muscolare e la demineralizzazione, ma questo non scoraggia i piani di colonizzazione del pianeta rosso. Il sismometro della missione InSight, giunto a destinazione il 26 novembre 2018, ha fatto luce su questo aspetto. I terremoti marziani sono più deboli ma più frequenti di quanto previsto dai modelli teorici. In 13 mesi il sismografo ha registrato quasi 460 eventi, per lo più microterremoti. Analizzando le onde sismiche di una manciata di terremoti, i più intensi osservati nell'arco di 2 anni, gli scienziati hanno potuto affinare la nostra comprensione della struttura interna di Marte.
Le registrazioni sismiche hanno permesso di distinguere tre strati nel sottosuolo. Il Dury Crust, uno strato indurito dello spessore di pochi centimetri. Il Regolith, uno strato poco profondo formato da materiale frantumato da impatti avvenuti nel corso di miliardi di anni. E uno strato eroso di circa 10 chilometri. Al di sotto si trova una profonda crosta consolidata, dove la diffusione e l'attenuazione delle onde sono simili a quelle delle masse cristalline terrestri. Il magnetometro ha rilevato un campo magnetico 10 volte più grande del previsto. Le rocce vicino al sito di atterraggio sono troppo giovani per essere state magnetizzate dall'antico campo globale di Marte, quindi il campo misurato deve provenire da rocce più profonde. InSight ha anche rilevato impulsi magnetici nel cuore della notte, la cui origine è ancora sconosciuta. L'atmosfera marziana è composta per il 96% da anidride carbonica, per il 2% da argon e per l'1,9% da azoto. Le immagini riprese dalla superficie del pianeta mostrano che il cielo ha un aspetto arancione, probabilmente dovuto alla sospensione di sottili particelle di polvere di ossido di ferro, proprio come al suolo. L'atmosfera su Marte è molto sottile e ha una pressione all'1% di quella terrestre. E Perseverance? Ebbene, a 8 mesi dall'atterraggio sul pianeta rosso, il rover ha fornito i primi risultati. Come gli scienziati sospettavano, il cratere G0, dove il rover è atterrato, è effettivamente un lago asciutto da circa 3 miliardi di anni. Un lago che è rimasto asciutto per circa 3,6 miliardi di anni. Secondo il primo studio effettuato con i dati raccolti dalla supercam francese Perseverance, il lago si estendeva su un diametro di circa 35 km ed era profondo diversi metri. Infine, il pianeta rosso non ha anelli, ma ha due piccoli satelliti naturali, Phobos e Deimos. Il primo, che misura 27x22x18 km, ha una forma irregolare. È il più vicino al suo pianeta, orbitando a circa 9.000 km da Marte. Ogni anno cade verso Marte di 18 cm, a causa dell'attrazione gravitazionale del pianeta. A questo ritmo, tra 11 milioni di anni Phobos sarà così vicino alla superficie marziana che la gravità ne provocherà la rottura, a un'altezza di circa 4.000 km. Deimos, invece, è più piccolo e più lontano, misura 15x12x10 km e orbita a un'altitudine di circa 23.000 km. Come Deimos, ha una forma irregolare ed è costellato di crateri. Secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, queste due lune, che prendono il nome dai gemelli degli dei Marte e Venere nella mitologia romana, sono il risultato di un impatto tra il pianeta rosso e un asteroide. I detriti di questa collisione avrebbero formato un anello in cui si sarebbero accumulati una dozzina di satelliti. Solo i due satelliti più esterni, Phobos e Deimos, sono sopravvissuti. Tra le orbite di Marte e Giove si trova la fascia principale degli asteroidi del Sistema Solare. Si stima che ci siano più di 150 milioni di oggetti in questa regione. Il più grande di questi è il pianeta nano Cerere. Dawn è una sonda della NASA la cui missione è studiare Vesta e Cerere, i due corpi principali della fascia degli asteroidi. Lanciato nel 2007, Dawn ha iniziato le sue osservazioni nel 2011, orbitando intorno a Vesta e poi a Cerere, e le ha completate nel 2018. Ma cosa ha visto la sonda su Cerere? Le immagini fornite dalla fotocamera di Dawn mostrano numerosi crateri sparsi su una superficie generalmente omogenea con punti luminosi. Si tratta di depositi di carbonati e altri sali. La superficie si è rivelata relativamente complessa, con una sovrapposizione di terreno giovane e vecchio. Molti indizi, come la quantità di idrogeno misurata, l'identificazione diretta e la traccia del flusso, mostrano che il ghiaccio è abbondante alle alte latitudini.
Tuttavia, la presenza di crateri di grandi dimensioni, fino a 300 km di diametro, fa pensare a una crosta più solida del ghiaccio. Le misurazioni del campo gravitazionale e gli studi sulle formazioni superficiali indicano che la densità interna di Cerere aumenta man mano che ci si avvicina al centro del pianeta nano. Ciò indica che Cerere è un pianeta differenziato, con un nucleo denso composto principalmente da roccia e un mantello ricco di acqua. Questa caratteristica distingue Cerere dagli altri asteroidi. Sulla superficie di Cerere è stata rilevata la presenza di ammoniaca. Questa scoperta suggerisce che il materiale su Cerere si è formato nel sistema solare esterno e supporta l'ipotesi che il sistema solare abbia subito uno o più cambiamenti importanti prima di adottare la configurazione attuale. Lo spettrometro a infrarossi di Dawn ha identificato l'origine delle macchie luminose visibili nella regione del cratere Occator. Si formano per accumulo di carbonato. La quantità di questo minerale presente nel giacimento supera quella riscontrata in formazioni simili sulla Terra. Occator è un cratere recente su scala geologica, con un'età stimata di 80 milioni di anni. La presenza di carbonati sulla Terra indica l'esistenza di fenomeni idrotermali che implicano la presenza di acqua calda. Il carbonato su Cerere suggerisce che l'interno dell'asteroide è molto più caldo di quanto gli scienziati avessero stimato in precedenza. Gli scienziati sono ormai certi che l'acqua liquida era presente sotto la superficie nel recente passato geologico. I sali visibili sono resti di un oceano o sacche d'acqua che hanno raggiunto la superficie. Lo spettrometro a infrarossi di Dawn indica anche la presenza di sali contenenti ammoniaca nel cratere Occator. Argille contenenti ammoniaca sono state rilevate altrove sulla superficie di Cerere. Questa scoperta, insieme ai carbonati, avvalora la tesi che Cerere si sia formato nel sistema solare esterno verso l'orbita di Nettuno e che la sua orbita si sia poi spostata verso il sistema solare interno. Tuttavia, lo studio della superficie di Cerere sembra contraddire questa ipotesi. I crateri profondi più di 2 km, formati da un impatto di diversi miliardi di anni fa, non mostrano segni di deformazione. Se la superficie fosse stata composta solo da ghiaccio, questo tipo di rilievo sarebbe dovuto scomparire con i periodi di riscaldamento e raffreddamento. Secondo lo studio, lo strato esterno della superficie contiene non più del 30-40% di ghiaccio, mentre il resto è costituito da rocce e minerali. Questa superficie rocciosa è comune tra i corpi che si sono formati vicino al Sole, quindi contraddice le conclusioni tratte dalla presenza di minerali. Gli strumenti di Dawn hanno scattato circa 31.000 immagini della superficie durante la sua orbita di un anno intorno a Vesta. Questi dati hanno dimostrato che Vesta è molto diverso dagli altri asteroidi. La sua geologia è complessa. Si tratta di un corpo differenziato con un nucleo denso di nichel e ferro e un diametro compreso tra 214 e 226 km. Il diametro di Vesta è di 530 km. Ha un mantello e una crosta in cima. Vesta ha caratteristiche molto vicine a quelle di un pianeta. Questa appartenenza è supportata dalla scoperta di meteoriti terrestri provenienti da Vesta, con la prova dell'esistenza di un forte campo magnetico 3,6 miliardi di anni fa. A quel tempo esisteva un nucleo metallico liquido in grado di generarlo. Tracce di questo campo magnetico possono ancora esistere. I due emisferi sono molto diversi. L'emisfero settentrionale di Vesta è disseminato di crateri da impatto, a testimonianza di un soggiorno turbolento di 4,5 miliardi di anni nella fascia degli asteroidi. L'emisfero meridionale è stato completamente rimodellato da un enorme impatto avvenuto almeno 2 miliardi di anni fa e da una seconda collisione, ancora più grande, avvenuta circa 1 miliardo di anni fa. Questi due eventi hanno creato i bacini Veneneia, di 400 km di diametro,
e Rea Silvia di 500 km di diametro. Al centro del più grande di questi bacini si trova una vetta alta il doppio dell'Everest. L'impatto è stato così forte che ha quasi fatto a pezzi Vesta e ha lasciato una vasta rete di enormi depressioni vicino all'equatore, lunghe centinaia di chilometri e larghe 15 chilometri. Questi impatti hanno espulso nello spazio una grande quantità di rocce, alcune delle quali sono poi cadute sulla Terra. Vesta è un oggetto particolarmente luminoso, l'unico asteroide della fascia visibile a occhio nudo dalla Terra. Ciò è dovuto, secondo le osservazioni di Dawn, alla presenza di aree di dimensioni variabili, da circa 100 metri a 16 km di diametro, che sono due volte più luminose del resto della superficie di Vesta e si trovano principalmente in corrispondenza o in prossimità di crateri da impatto. Questi terreni sono formati dal materiale asteroideo originario, risalente a 4 miliardi di anni fa, esposto dall'impatto degli asteroidi che hanno colpito il suolo di Vesta. Accanto a queste superfici luminose si trovano aree scure che potrebbero essere i resti di asteroidi che hanno colpito la superficie a bassa velocità, oppure parti della crosta basaltica che si sono fuse in seguito a impatti più violenti. Gli strumenti della sonda hanno determinato la composizione delle rocce superficiali, che consistono principalmente in minerali ricchi di ferro e magnesio. I distacchi e i crateri da impatto, così come le misure molto precise delle variazioni di gravità, hanno permesso di identificare la composizione degli strati superficiali. È stata prodotta una mappa della temperatura superficiale che mostra che la temperatura può variare da meno 23 gradi centigradi nei luoghi con la migliore esposizione al sole a meno 100 gradi centigradi nelle zone in ombra. Sebbene metà dell'asteroide sia costituita da ghiaccio, le osservazioni mostrano che il ghiaccio non è visibile in superficie. Questo perché l'asse dell'asteroide è molto inclinato, 27 gradi, un angolo maggiore di quello terrestre, 24 gradi, il che significa che tutti i punti della superficie, compresi i lati dei crateri, sono esposti al sole in qualche momento dell'anno. Giove è impressionante per le sue dimensioni e per le tempeste che si scatenano costantemente sulla sua superficie. Il gigante gassoso è stato osservato dagli astronomi fin dall'antichità, ma ci sono ancora molte incognite sulla sua natura e su quella delle sue lune. La missione statunitense Juno sta iniziando a svelare questi misteri e presto sarà affiancata dalla missione europea JUICE. Giove è un pianeta gigante gassoso. Sebbene sia composto per il 95% da gas, soprattutto elio e idrogeno, che sono gas leggeri, è più massiccio di tutti i pianeti del Sistema Solare messi insieme. Il suo volume è equivalente a 1321 volte quello della Terra. Prende il nome dal dio romano degli dei, Giove, Zeus nella mitologia greca, ed è il quinto pianeta più lontano dal Sole. Sebbene Giove sia conosciuto fin dall'antichità, c'è ancora molta incertezza sulla sua struttura e composizione. Secondo le conoscenze attuali, Giove è costituito da una sottile atmosfera gassosa di 1000 km di spessore, composta per l'86% da molecole di idrogeno e per il 13% da molecole di elio. Contiene dense nubi con sfumature marroni, rosse e bianche, dovute alla presenza di ammoniaca. Poi, con l'aumento della temperatura e della pressione in profondità, l'idrogeno si condenserebbe gradualmente in una nebbia sempre più fitta, fino a diventare un mare di idrogeno molecolare liquido, povero di elio, situato tra la parte inferiore dell'atmosfera gassosa e circa 10.000 km di profondità. Tra i 10.000 km e i 60.000 km, dove la temperatura supera i 20.000 gradi centigradi e la pressione raggiunge i 40 milioni di atmosfere terrestri, troveremmo l'idrogeno metallico liquido, qualcosa di simile al mercurio. L'altissima pressione spezza le molecole di idrogeno, facendo loro perdere uno o più elettroni e trasformandole così in specie chimiche cariche, gli ioni,
Si ritiene che questo strato sia la fonte del campo magnetico di Giove, il più potente degli 8 pianeti del Sistema Solare. Infine, al centro del pianeta, le ricerche in corso indicano l'esistenza di un nucleo solido di roccia o ghiaccio, con una massa circa 3 volte superiore a quella della Terra. Giove è un mondo complesso e turbolento. I dati raccolti dagli strumenti della sonda Juno stanno mettendo in discussione molte ipotesi scientifiche sui processi in corso. Juno ha individuato una nuova fascia di radiazioni all'equatore, appena sopra l'atmosfera, indicata da una macchia bluastra. Il veicolo spaziale attraversa anche una cintura di radiazioni già nota alle alte latitudini. Tuttavia è stata scoperta una nuova fascia di radiazioni all'equatore, immediatamente sopra l'atmosfera. Le immagini fornite dalla fotocamera di Juno mostrano che le regioni ai due poli sono occupate da tempeste di dimensioni terrestri in stretta prossimità l'una dell'altra. Gli scienziati si chiedono come si formino e quali siano le loro dinamiche. Sono fenomeni permanenti, i loro schemi cambiano nel tempo e queste tempeste si spostano? I dati raccolti sulle aurore polari mostrano che i processi in gioco sono diversi da quelli terrestri. Gli elettroni accelerati ai poli hanno energie fino a 400 kV, cioè da 10 a 30 volte quelle della Terra. Ma, con grande sorpresa degli scienziati, nonostante questo enorme potenziale elettrico, le aurore polari non sono permanenti e l'origine delle aurore polari più intense non è legata a questa caratteristica. La fotocamera di Juno ha scattato immagini molto dettagliate della superficie di Giove, in particolare di una delle sue caratteristiche più iconiche, la grande macchia rossa. Secondo i dati dei radiometri, la grande macchia rossa si estende per almeno 300 km di profondità ed è più calda alla base che in superficie. In realtà si tratta di una gigantesca tempesta simile a un uragano. Juno ha sorvolato questo occhio di Giove da un'altitudine di circa 9.000 km, quindi molto vicino. Ha determinato che il ciclone era lungo circa 16.000 km, ovvero 1,3 volte il diametro della Terra. Tuttavia l'informazione principale per la quale gli scienziati non avevano ancora una stima era la profondità della tempesta. L'occhio di Giove sarebbe da 50 a 100 volte più profondo degli oceani della Terra e più caldo alla base che in cima. I suoi venti, che possono raggiungere i 700 km orari, sono dovuti a questa differenza di temperatura. Il radiometro di bordo indica che gli strati profondi dell'atmosfera di Giove, tra i 50 e i 100 km al di sotto delle cime e delle nubi, sono agitati, contrariamente al consenso generale degli scienziati, secondo cui non c'è energia incidente a quella profondità. Inoltre, sulla base delle misurazioni del campo gravitazionale, il radiometro non è in grado di sondare oltre qualche centinaio di chilometri. Il team scientifico di Juno ha scoperto che i venti e le strisce orizzontali visibili sulla superficie si estendono fino a una profondità di 3.000 km, collocando il limite inferiore dell'atmosfera a una profondità molto maggiore del previsto. Contrariamente a quanto ipotizzato, questa atmosfera non è costituita da strati annidati caratterizzati da velocità rotazionali distinte. Al di sotto di questa atmosfera, gli strati inferiori, liquidi o solidi, hanno un unico moto rotatorio e si comportano come se fossero un'unica entità. In base ai risultati delle misurazioni del campo gravitazionale, è possibile che il nucleo roccioso e metallico delle dimensioni della Terra o della Superterra che esisteva al momento della formazione di Giove si sia dissolto e mescolato con il mantello di idrogeno metallico liquido. La forza del campo magnetico di Giove, che è stato possibile misurare con precisione, ha raggiunto i 7,7 Gauss, un valore superiore a quello previsto. Lo strumento utilizzato è stato in grado di mostrare che era irregolare.
suggerendo che la dinamo che genera il magnetismo è più vicina alla superficie del pianeta di quanto previsto e si troverebbe al di sopra dello strato di idrogeno metallico. Programmata per il lancio nel giugno 2022, la missione ESA JUICE raggiungerà Giuno nell'ambiente gioviano nel 2029. Osserverà Giove e soprattutto i suoi tre satelliti più grandi, Europa, Ganimede e Callisto, ognuno dei quali si ritiene contenga un oceano sotto una crosta solida. Nel sistema di Giove sono state confermate 67 lune di dimensioni, forme e composizioni diverse. In onore dell'omonimo Giove sono talvolta chiamati collettivamente gioviani. Di queste, le quattro più grandi, Io, Europa, Ganimede e Callisto, sono note come galileiane. Queste quattro lune sono tra le più grandi del Sistema Solare, con Ganimede che è la più grande di tutte, persino più grande del pianeta Mercurio. Inoltre, tre di queste lune, Europa, Ganimede e Callisto, si ritiene, o si sa, che abbiano oceani interni in corrispondenza o in prossimità del confine tra nucleo e mantello. La presenza di oceani di acqua calda è considerata un'indicazione di potenziale vita su queste lune. Lanciata il 18 ottobre 1989, la sonda Galileo è arrivata su Giove e le sue lune 6 anni dopo per studiarli fino al 2003. Battute d'arresto e prime volte, hanno costellato una delle missioni più eccezionali dell'esplorazione planetaria. Galileo ha raccolto una grande quantità di informazioni scientifiche, nonostante l'indisponibilità della sua grande antenna, che non ha potuto essere dispiegata limitando notevolmente il volume di dati trasmessi. Io, con un raggio di 1821,6 km e una distanza media di 421.000 km da Giove, Io è completamente avvolto dal potente campo magnetico di Giove. La Luna ha il periodo orbitale più breve di tutte le galileiane, impiegando circa 42,5 ore per completare una singola orbita intorno al gigante gassoso. Io ha la densità più alta di tutte le lune del Sistema Solare ed è significativamente più densa delle altre lune galileiane. Composto principalmente da rocce di silicato e ferro, la sua composizione di massa è più simile a quella dei pianeti terrestri che a quella degli altri satelliti esterni del Sistema Solare, che sono composti principalmente da una miscela di ghiaccio, d'acqua e silicati. A differenza dei suoi cugini gioviani, Io non ha un oceano di acqua calda sotto la sua superficie. In effetti, in base alle misure magnetiche e alle osservazioni del flusso di calore, si ritiene che esista un oceano di magma a circa 50 km sotto la superficie. Questo calore è anche responsabile dell'attività vulcanica di Io e del flusso di calore osservato. Galileo è passato 7 volte vicino al satellite di Giove Io, ma il primo e l'ultimo sorvolo hanno prodotto pochi dati scientifici. Le osservazioni hanno identificato più di 100 vulcani attivi sulla superficie lunare, tra cui Loki, il vulcano più potente del Sistema Solare. Questi vulcani producono lava con una portata enorme, rendendo questa luna, secondo gli esperti, una perfetta rappresentazione dell'inferno. Bisogna risalire a 2 miliardi di anni fa nella storia della Terra per trovare fenomeni di tale violenza. La fotocamera della sonda spaziale è stata in grado di riprendere da vicino un'eruzione di lava che si erge a più di 1,5 km sopra la superficie lunare. La superficie è costantemente coperta da pianure lisce punteggiate da alte montagne, fosse di varie forme e dimensioni e colate di lava vulcanica. Il suo aspetto colorato è anche indicativo dell'attività vulcanica, che ha ricoperto la superficie di composti solforici e silicati e ha fatto sì che la superficie si rinnovasse. Io ha la minore quantità d'acqua di qualsiasi corpo conosciuto nel Sistema Solare, probabilmente perché Giove era abbastanza caldo all'inizio dell'evoluzione del Sistema Solare da espellere dalla sua superficie materia volatile come l'acqua.
I fenomeni geologici sono dovuti principalmente alle forze di marea generate da Giove, che fluttuano a seconda della posizione di Io nella sua orbita, che non è circolare. Queste forze deformano il pianeta come una palla di gomma. L'attrito interno delle rocce che ne deriva crea enormi quantità di calore interno, che rappresenta un flusso di calore doppio rispetto a quello causato dal vulcanismo terrestre. La sonda ha scoperto montagne alte 16 km. Non sembrano essere di origine vulcanica. Altre foto indicano che questi picchi stanno gradualmente scomparendo a causa di massicce frane provocate dalla loro massa. La scoperta di Galileo di un buco nel campo magnetico creato da Giove vicino a Io, insieme alle misurazioni del campo gravitazionale della Luna, ha portato alla conclusione che la Luna ha un nucleo metallico composto da ferro e solfuro di ferro, con un diametro di 900 km, ovvero il 50% del suo diametro totale. Durante il suo primo sorvolo di Io all'arrivo nel sistema gioviano, gli strumenti della sonda spaziale hanno osservato la presenza della ionosfera a un'altitudine di 900 km, mentre secondo i dati raccolti dalle sonde spaziali precedenti avrebbe dovuto raggiungere al massimo i 50-100 km. Queste differenze riflettono la grande variabilità di questa regione dello spazio intorno a Io. Europa. Se Io può essere caratterizzato come un luogo infernale che vomita lava, Europa sarebbe in confronto calma, fresca e acquosa. Con un raggio medio di circa 1560 km e una massa di 4×10^22 kg, Europa è anche leggermente più piccola della Luna terrestre. La sua orbita è quasi circolare e si trova a una distanza media di 670.000 km da Giove. La Luna impiega 3,5 giorni terrestri per completare una singola orbita intorno a Giove. Galileo ha effettuato 9 sorvoli ravvicinati del satellite di Giove Europa. 2 di questi voli hanno fornito pochi dati dopo che il veicolo spaziale è passato alla modalità di sopravvivenza in un momento critico. E l'ultimo flyby è stato effettuato con un budget ridotto che ha permesso solo osservazioni limitate. A differenza di Ganimede e Callisto, Europa ha pochi crateri sulla sua superficie, il che indica che un processo geologico li ha rimossi. Le stime basate sulle osservazioni di altre lune di Giove suggeriscono che in media un impatto ogni milione di anni crea un cratere di 20 km di diametro. Tuttavia, le osservazioni della sonda spaziale hanno rivelato solo una decina di crateri di queste dimensioni. Secondo la maggior parte degli scienziati, la superficie d'Europa ha quindi meno di 10 milioni di anni, un'età inferiore a quella osservabile su qualsiasi altro pianeta tranne la Terra. Le immagini riprese da Galileo confermano questa teoria. Mostrano blocchi crostali che sembrano iceberg che galleggiano in un oceano invisibile. Questi blocchi sono inclinati o sembrano aver ruotato sul posto, come se la pressione li avesse rilasciati e poi fatti girare. La superficie è inoltre segnata da lunghe creste e fratture circondate da bande di roccia scura e ghiaccio. Il processo in questione è probabilmente il risultato delle forze di marea generate da Giove e dalle altre lune che sollevano la superficie di diverse decine di metri ogni giorno, rompendo la crosta di ghiaccio e innescando eruzioni vulcaniche di ghiaccio e geyser che disperdono materiale dagli strati più profondi alla superficie. Europa è significativamente più densa delle altre lune galileiane, ad eccezione di Io, il che indica che il suo interno è differenziato tra un interno roccioso, composto da rocce silicate, e un possibile nucleo di ferro. Al di sopra di questo interno roccioso si trova uno strato di ghiaccio d'acqua di spessore stimato in circa 100 km. Molte prove indicano la presenza di un oceano sotto lo strato di ghiaccio che ricopre Europa. La giovinezza della superficie e la presenza di blocchi di ghiaccio a forma di iceberg in alcune regioni possono essere spiegate solo se lo strato di ghiaccio superficiale è riscaldato dal basso da ghiaccio caldo o acqua liquida. Lo strumento a infrarossi NIMS ha rilevato concentrazioni di sali, solfati e carbonati nelle regioni più giovani.
Questi depositi potrebbero essere spiegati dalla presenza di un oceano salato sotto la crosta di ghiaccio. Se le acque di questo oceano sono carbonacee, potrebbe essere generata una pressione sufficiente per espellere i detriti osservati sulla superficie di Europa. Inoltre, un esperimento di laboratorio che ricostruisce le condizioni su Europa ha verificato che lo spettro elettromagnetico dei sali è coerente con questa teoria. L'argomento più forte a favore della presenza di un oceano sotterraneo riguarda le caratteristiche del campo magnetico del pianeta. Il magnetometro della sonda ha rilevato un campo magnetico locale che sembra essere indotto dal campo magnetico di Giove e non creato dalla Luna. Si ritiene che questo campo sia creato da correnti elettriche che scorrono nel sottosuolo dell'oceano, che è salato e quindi conduttivo. Le misure del campo gravitazionale indicano la presenza di strati superficiali a bassa densità composti da acqua in forma liquida o ghiacciata. La presenza di acqua liquida in una regione così fredda sarebbe il risultato dell'energia termica generata dalle forze di marea che agiscono sulla Luna. La teoria di un oceano sotterraneo ha dato adito a molte speculazioni sulla presenza di organismi viventi su Europa. Le osservazioni di Galileo sul campo magnetico di Giove hanno dimostrato che esso esercita un'influenza sugli ioni dell'oceano di Europa tale da provocare una corrente oceanica. Questa corrente avrebbe una velocità di pochi centimetri al secondo e una direzione opposta a quella della rotazione di Europa. Questo fenomeno potrebbe essere responsabile dei difetti osservati sulla superficie del satellite. Data la combinazione di questi fattori, si ritiene fortemente probabile l'esistenza di vita organica anche in questo oceano. Ganimede. La luna Ganimede è la terza luna più distante di Giove e orbita ad una distanza media di 1 milione di chilometri. A questa distanza occorrono 7 giorni e 3 ore per compiere una singola rivoluzione. Come la maggior parte delle lune conosciute, Ganimede è bloccato tidalmente con un lato sempre rivolto verso il pianeta. Con un raggio medio di 2634 km, equivalente a 0,4 Terre, Ganimede è la luna più grande del Sistema Solare, persino più grande del pianeta Mercurio. Tuttavia, con una massa di 1,4 per 10 alla 23esima kg, è massiccio la metà, il che è dovuto alla sua composizione di ghiaccio d'acqua e roccia silicata. Galileo ha sorvolato il satellite di Giove Ganimede per 6 volte a bassa quota, tra i 260 e i 3100 km, raccogliendo ogni volta una grande quantità di dati. I dati sul campo magnetico che circonda Giove suggeriscono che Ganimede, il satellite più grande di Giove, ha un campo magnetico creato da una dinamo interna simile a quella terrestre, cioè un nucleo metallico. A seconda che si tratti di ferro puro o di solfuro di ferro, potrebbe trovarsi tra i 400 e i 1300 km dalla superficie e rappresentare tra l'1,4% e un terzo della massa lunare. È la prima volta che viene trovato un campo magnetico su un satellite naturale. La superficie di Ganimede è costituita da due tipi di terreno. Il 40% del terreno è scuro e craterizzato. Si pensa che questo terreno risalga alla formazione della Luna. Il resto della superficie è costituito da terreni più morbidi e di colore più chiaro, chiamati solchi, che si pensa si siano formati più recentemente a seguito dell'emersione delle acque sotterranee. Questo tipo di terreno è attraversato da creste alte fino a 700 metri e lunghe diverse migliaia di chilometri. Questi terreni più giovani potrebbero essersi formati in un periodo in cui l'orbita della Luna era più ellittica, con conseguenti variazioni di marea che potrebbero fratturare la calotta glaciale e generare eruzioni di acque sotterranee. I crateri di Ganimede, con un diametro compreso tra 50 e 400 km, sono quasi piatti, il che potrebbe essere spiegato dal fatto che il ghiaccio in cui sono stati scavati è un materiale più morbido rispetto alla roccia in cui si sono formati, ad esempio, i crateri lunari. Oltre al proprio campo magnetico, Ganimede ha un campo magnetico indotto da quello di Giove. Secondo uno degli scienziati della missione, questo fenomeno è generato da materiali più conduttivi del ghiaccio.
la presenza di un oceano salato profondo come gli oceani della Terra, situato 200 km sotto lo strato di ghiaccio superficiale, potrebbe essere la fonte di questo campo magnetico. Callisto. Callisto è la più lontana delle Galileiane e orbita intorno a Giove a una distanza media di 1,8 milioni di chilometri. Con un raggio medio di 2.400 km pari a 0,3 Terre e una massa pari all'1% della Terra, Callisto è la seconda luna più grande di Giove. Le sue dimensioni sono paragonabili a quelle di Mercurio, ma a causa della sua composizione mista, ha meno di un terzo della massa di Mercurio. Galileo è passato 9 volte davanti alla luna di Giove Callisto. I dati raccolti indicano che la Luna è costituita da una miscela di rocce ricche di ferro e solfato di ferro, 60%, e ghiaccio, 40%, e che, a differenza di Ganimede, non ha un nucleo centrale identificabile come tale. Infatti Callisto si trova a una distanza maggiore da Giove rispetto alle altre lune galileiane e non è stata riscaldata così intensamente dalle forze di marea del pianeta gigante. Il processo di differenziazione, che dovrebbe portare a una struttura stratificata di maggiore densità in profondità e a un nucleo metallico, non è ancora terminato. Come Europa e Ganimede, la possibile esistenza di un oceano sotterraneo su Callisto ha portato molti scienziati a ipotizzare la possibilità di vita. Ciò è particolarmente probabile se l'oceano interno è composto da acqua salata, poiché gli alofili, che prosperano in alte concentrazioni di sale, potrebbero vivere lì. Ma le condizioni ambientali necessarie per l'emergere della vita, che includono la presenza di calore sufficiente per la flessione mareale, sono più probabili su Europa e Ganimede. La differenza principale è la mancanza di contatto tra il materiale roccioso e l'oceano interno di Callisto. Sebbene Callisto abbia la chimica prebiotica per sostenere la vita, manca l'energia per farlo. Le 4 lune interne di Giove, Metis, Amaltea, Tebe e Adraste, girano tra le 4 lune galileiane e Giove. Questi piccoli satelliti, il più grande dei quali è lungo 270 km, sono stati osservati relativamente da vicino quando la missione Galileo è stata estesa. La sonda ha scattato immagini relativamente dettagliate. Galileo ha anche fotografato la collisione della cometa Shoemaker-Levy 9 con il pianeta Giove. Lo studio di Giove e delle sue lune rimane oggi una priorità. Nel febbraio 2007, la sonda New Horizons, in viaggio verso Plutone, ha sorvolato Giove e le sue lune. Le sue telecamere, più potenti di quelle di Galileo, consentono di scattare immagini migliori del pianeta e delle sue lune. La sonda Juno, lanciata nel 2011, entrerà in un'orbita polare intorno a Giove nel 2016 per studiare la composizione dell'atmosfera di Giove e le caratteristiche della sua magnetosfera. JUICE, la sonda spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, sarà lanciata nel 2022 e studierà Ganimede dopo aver orbitato intorno alla Luna nel 2030. La lunga permanenza di Cassini nei pressi di Saturno ha permesso di studiare l'insolita struttura dell'atmosfera di Saturno al Polo Nord, scoperta nel 1981 dalla sonda Voyager 2. Il sistema di nubi ha una forma esagonale, stabile nel tempo, con ogni lato che misura 13.800 km e compie un giro completo in 10 ore e 39 minuti. Al centro di questa formazione si trova l'occhio centrale di un uragano di 2.000 km di diametro, che spinge le nubi in senso antiorario a una velocità di oltre 500 km orari. Saturno presenta anche altri vortici più piccoli all'interno dell'esagono. Il meccanismo esatto di questa formazione è ancora sconosciuto. L'anno di Saturno dura poco più di 29 anni terrestri ed è diviso in stagioni, perché l'asse del pianeta è inclinato come quello della Terra.
L'anno è diviso in stagioni. Una tempesta stagionale ogni 29 anni, legata al riscaldamento della superficie, è stata osservata in diverse occasioni prima dell'arrivo di Cassini. Chiamata Grande Macchia Bianca per le sue caratteristiche di visibilità, inizia con una serie di macchie bianche che si estendono in lunghezza fino a circondare il pianeta. Si trova sempre nell'emisfero settentrionale, ma non è chiaro perché. La tempesta è stata studiata in dettaglio quando è apparsa nel dicembre 2010, con 10 anni di anticipo rispetto al previsto. La sonda ha stabilito che la tempesta sta portando vapore acqueo e altri materiali da una profondità di 160 km. Per la prima volta gli strumenti della sonda hanno osservato i fulmini sia sul lato chiaro che su quello scuro del pianeta, soprattutto all'interno della tempesta. La determinazione del periodo di rotazione siderale di un pianeta è essenziale per studiare tutti i fenomeni fisici associati, in particolare per stabilire il sistema di longitudine di un pianeta. Nel caso dei pianeti terrestri, è sufficiente osservare il suolo per ottenere questo periodo di rotazione. Nel caso dei pianeti gassosi, non esiste un terreno e il nucleo è sepolto in profondità sotto l'atmosfera del pianeta. L'unico periodo osservabile legato alla rotazione del nucleo di questi pianeti è quello del loro campo magnetico. Pertanto, studiamo le modulazioni indotte dalla rotazione del campo magnetico del pianeta in esame nelle sue emissioni radio naturali per scoprire il suo periodo di rotazione siderale. Il periodo di rotazione di Saturno viene determinato per la prima volta dai dati della sonda Voyager. Il periodo siderale di Saturno è di 10 ore e 39 minuti. Nel 2000, utilizzando i dati radio della sonda Ulysses, gli scienziati hanno osservato che il periodo di modulazione delle emissioni radio di Saturno è cambiato rispetto alle misurazioni del Voyager. Le nuove misurazioni indicano un periodo più lungo dell'1% rispetto a quello misurato da Voyager. Le misure radio ottenute con Cassini confermano la variazione di periodo. Le osservazioni effettuate tra il 2004 e il 2005 intorno a Saturno sembrano mostrare che il periodo radio varia lentamente, su scala annuale, di qualche punto percentuale. Poiché la velocità di rotazione siderale del nucleo di Saturno non può variare, è l'interpretazione delle modulazioni delle emissioni radio che probabilmente deve essere rivista. Sono emessi principalmente sul lato diurno della magnetosfera di Saturno e sono fortemente correlati con la pressione del vento solare. Attualmente esistono diverse interpretazioni. Il primo è un effetto stagionale. L'altezza del Sole nel piano degli anelli modifica la quantità di elettroni liberi nelle linee del campo magnetico e quindi le condizioni di emissione delle onde radio. Il secondo potrebbe essere un effetto del ciclo solare. Le proprietà del mezzo interplanetario e del vento solare variano notevolmente con l'attività solare. È stato dimostrato che le emissioni radio aurorali di Saturno sono fortemente correlate alle fluttuazioni dei parametri del vento solare. O un sistema di convenzione del nucleo di Saturno, un'ipotesi ispirata a ciò che accade sul Sole, ma improbabile. Il problema è particolarmente spinoso perché se il periodo di rotazione di Saturno è effettivamente dell'1% più lento di quello misurato dal Voyager, allora l'intero sistema atmosferico di Saturno è in superrotazione, cioè ruoterebbe più velocemente del nucleo del pianeta, il che è difficile da spiegare. Prima della fine della missione di Cassini sono state discusse due ipotesi sull'origine degli anelli. Secondo la prima ipotesi, gli anelli sono il risultato di un cataclisma, come la distruzione di una luna o di una cometa da parte di forze gravitazionali che agiscono entro il limite di Roche. In quanto tali, sarebbero relativamente giovani. Nel secondo caso, gli anelli sarebbero reliquie della formazione del pianeta gigante e risalirebbero quindi a 4,5 miliardi di anni fa. Le ultime orbite di Cassini alla fine del 2017, che si sono svolte tra gli anelli e lo strato superiore dell'atmosfera di Saturno, hanno permesso di decidere. Manovrando a brevissima distanza dagli anelli, Cassini ha potuto effettuare misurazioni gravitazionali. Osservando l'influenza degli anelli sulla sua traiettoria,
e determinando così la massa di materia accumulata. Gli anelli sono composti da circa 15,4 per 10 alla quindicesima tonnellate di materiale, 20 volte meno di quanto stimato in precedenza. Per dare un ordine di grandezza, la nostra Luna pesa 7,6 per 10 alla diciannovesima tonnellate. Con informazioni più concrete, Cassini ha potuto affermare che gli anelli si sono formati tra i 10 e i 100 milioni di anni fa e che probabilmente saranno completamente scomparsi tra 100 milioni di anni. In origine, gli anelli dovevano essere molto più grandi e luminosi. Non è possibile determinare l'esatto evento cataclismatico che ha causato gli anelli. Tuttavia è possibile che tracce dell'evento siano conservate negli strati geologici delle lune di Saturno. Le caratteristiche della magnetosfera di Saturno erano poco conosciute prima dell'arrivo di Cassini. La missione ha scoperto che, a differenza di altri pianeti del Sistema Solare con campi magnetici, il campo magnetico di Saturno ha un asse che corrisponde esattamente alla sua asse di rotazione. Cassini ha determinato che il campo magnetico del pianeta subisce una fluttuazione significativa che si ripete con una periodicità di 10 ore e 47 minuti. Gli strumenti scientifici della sonda hanno scoperto che il materiale presente nella magnetosfera proviene principalmente dai geyser del polo sud della Luna Encelado. La composizione di questo materiale è dominata da ioni e molecole prodotte dalla combinazione dei componenti dell'acqua espulsi dai geyser. Contrariamente alle ipotesi degli scienziati, non ci sono quantità significative di azoto che dovrebbero fuoriuscire dall'atmosfera di Titano. Il finale di Cassini prevedeva una serie di passaggi ravvicinati di Saturno, l'avvicinamento all'interno degli anelli e quindi l'ingresso nell'atmosfera di Saturno il 15 settembre 2017 per distruggere la sonda. Dopo altre 22 orbite, la missione si è conclusa con un tuffo nell'atmosfera di Saturno il 15 settembre. Il segnale è stato perso solo 30 secondi dopo il previsto. Si stima che la navicella si sia bruciata circa 45 secondi dopo l'ultima trasmissione. Il lontano gigante gassoso Saturno è circondato da un sistema di anelli e lune di ineguagliabile bellezza. Complessivamente, il sistema di Saturno è appena dietro a Giove per numero di satelliti, con 62 lune confermate. Tra queste, le lune più grandi si dividono in due gruppi: le grandi lune interne, quelle che orbitano vicino a Saturno nel suo debole anello, e le grandi lune esterne, quelle che si trovano oltre l'anello E. Esse sono, in ordine di distanza da Saturno, Mimas, Encelado, Teti, Dione, Rea, Titano e Giappeto. Mimas, con un diametro di 396 km e una massa di 0,4 x 10 alla ventesima kg, Mimas è la più piccola e meno massiccia di queste lune. Ha una forma ovoidale e orbita intorno a Saturno a una distanza di circa 185.000 km con un periodo orbitale di 0,9 giorni. La bassa densità di Mimas, stimata leggermente superiore a quella dell'acqua, indica che è composto principalmente da ghiaccio d'acqua, con solo una piccola quantità di roccia. Encelado. Encelado ha un diametro di 504 km, una massa di 1,1 x 10 alla ventesima kg e una forma sferica. Orbita intorno a Saturno a una distanza di circa 238.000 km e impiega 1,4 giorni per completare una singola orbita. Nonostante sia una delle lune sferiche più piccole, è l'unica luna croniana geologicamente attiva e uno dei più piccoli corpi conosciuti del Sistema Solare in cui ciò avviene. Ciò si riflette in caratteristiche come le famose strisce di Tigre. Già nel 2005 diverse osservazioni successive hanno reso Encelado l'oggetto più interessante del sistema di Saturno, insieme a Titano. Le misure del campo magnetico di Saturno in prossimità della Luna mostrano che è distorto dalla presenza di un'atmosfera.
I sorvoli ravvicinati mostrano che i geyser, che eruttano continuamente dalla regione polare meridionale, espellono una miscela di ghiaccio d'acqua e semplici composti chimici a una velocità di 400 metri al secondo. La composizione dei pennacchi indica inoltre che l'oceano sotterraneo è salato e contiene molecole organiche e volatili. Le foto della superficie del Polo Sud, scattate da una distanza molto ravvicinata, hanno mostrato una superficie particolarmente giovane, piena di blocchi di ghiaccio grandi come una casa, con fratture che suggeriscono un'attività tettonica e sormontata da una nuvola di vapore acqueo. Alcune fessure profonde, chiamate strisce di tigre, sono i punti di emersione dei geyser. I successivi flyby hanno confermato che la superficie del Polo Sud di Encelado sta subendo movimenti tettonici. Il motore di questa attività potrebbe essere la forza di marea prodotta da Saturno. Questa forza non agisce solo sullo strato di ghiaccio superficiale, ma anche sul nucleo roccioso, come dimostra la presenza di silice. Ma la presenza di questo oceano di acqua salata liquida, molecole organiche e volatili, indica anche che l'interno di Encelado sta vivendo un'attività idrotermale. Questa fonte di energia, combinata con molecole organiche, nutrienti e condizioni prebiotiche per la vita, significa che è possibile che Encelado possa ospitare vita extraterrestre. Tetis. Con un diametro di 1066 km, Teti è la seconda luna interna di Saturno per dimensioni. La maggior parte della sua superficie è costituita da un terreno craterizzato. Con una densità media di 0,98 grammi per centimetro cubo, si ritiene che Teti sia composta quasi interamente da ghiaccio d'acqua. Attualmente non si sa se Teti sia differenziata in un nucleo roccioso e in un mantello di ghiaccio. Dione. Con un diametro e una massa di 1123 km e una massa di 10^10 kg, Dione è la quarta luna più grande di Saturno. La maggior parte della superficie di Dione è costituita da un terreno antico e fortemente craterizzato, con crateri fino a 250 km di diametro. Con una distanza orbitale di circa 377.000 km da Saturno, la Luna impiega 2,7 giorni per completare una singola rotazione. Dione è composto principalmente da ghiaccio d'acqua, con un piccolo resto che probabilmente consiste in un nucleo di roccia silicata. Dione possiede anche una sottilissima atmosfera di ioni di ossigeno, rilevata per la prima volta dalla sonda Cassini nel 2010. Sebbene l'origine di questa atmosfera sia attualmente sconosciuta, si ritiene che sia il prodotto della radiolisi, in cui le particelle cariche provenienti dalla cintura di radiazioni di Saturno interagiscono con il ghiaccio d'acqua sulla superficie per creare idrogeno e ossigeno, in modo simile a quanto accade su Europa. Rea. Con un diametro di 1527 km e una massa di 10^23 kg, Rea è la seconda luna più grande di Saturno. Con un raggio orbitale di circa 527.000 km, è la quinta più distante tra le lune più grandi e impiega 4,5 giorni per completare un'orbita. Come gli altri anelli croniani, Rea ha una superficie fortemente craterizzata. Si stima che Rea sia composta per il 75% da ghiaccio d'acqua e per il 25% da rocce silicate. Questa bassa densità fa sì che, sebbene Rea sia la nona luna più grande del Sistema Solare, sia anche la decima più massiccia. Per quanto riguarda il suo interno, inizialmente si sospettava che Rea avesse un nucleo roccioso e un mantello ghiacciato, ma misure più recenti suggeriscono che Rea sia solo parzialmente differenziata o che abbia un interno omogeneo, probabilmente composto sia da rocce silicate che da ghiaccio, simile alla luna di Giove Callisto. I modelli dell'interno di Rea suggeriscono anche la presenza di un oceano interno di acqua liquida, simile a quello di Encelado e Titano.
Questo oceano di acqua liquida, se esiste, sarebbe probabilmente situato al confine tra il nucleo e il mantello e sarebbe alimentato dal riscaldamento causato dal decadimento degli elementi radioattivi nel nucleo. Titano. Titano è la più grande delle lune croniche, con un diametro di 5.150 km e una massa di 1.350 per 10 alla ventesima chilogrammi. Titano è la luna più grande di Saturno e rappresenta oltre il 96% della massa in orbita intorno a Saturno. La composizione di Titano è per metà ghiaccio d'acqua e per metà materiale roccioso. È anche l'unica grande luna ad avere una propria atmosfera fredda, densa e ricca di azoto. Un'altra cosa che Titano ha in comune con la Terra, a differenza delle altre lune e degli altri pianeti del Sistema Solare, è la pressione atmosferica. Sulla superficie di Titano, la pressione atmosferica è stimata a 1,45 volte quella della Terra. Dopo un viaggio di quasi 7 anni e 3,5 miliardi di chilometri attraverso il Sistema Solare sul retro di Cassini, Huygens è atterrato su Titano grazie ai suoi scudi termici e al buon dispiegamento dei suoi due paracadute il 14 gennaio 2005, inviando alla Terra informazioni e immagini di qualità senza precedenti. Il modulo di scienza della superficie rivela che il suolo qui, sotto una crosta dura e sottile, ha la consistenza della sabbia. I paesaggi di Titano sono simili a quelli della Terra. Nebbie, tracce di precipitazioni, erosione, sistemi fluviali, laghi asciutti, paesaggi costieri e catene di isole. I processi fisici che hanno modellato Titano sono molto simili a quelli che hanno modellato la Terra. Tuttavia i materiali sono più esotici, in quanto l'acqua è sostituita dal metano, che può esistere come liquido o gas sulla superficie di Titano. Quando piove, il metano precipita, mescolato a tracce di idrocarburi che depositano al suolo le sostanze presenti nell'atmosfera. Secondo queste informazioni, Titano ha un'atmosfera uniforme composta da diversi gas, metano, azoto, eccetera, e al suolo attività criovulcanica e abbondante metano liquido sotto forma di fiumi e laghi. Sul terreno, congelato a meno 180 gradi centigradi, secondo le misurazioni in loco, ci sono innumerevoli ciottoli di ghiaccio, alcuni grandi come automobili. La missione è anche responsabile della scoperta del lago Ontario, un lago di etano liquido che è il primo posto nel Sistema Solare, al di fuori della Terra, dove è stato rilevato del liquido sulla superficie. L'atterraggio in sé solleva alcune domande. La sonda doveva uscire dalla nebbia a un'altitudine compresa tra 50 e 70 km. In effetti, Huygens ha iniziato a emergere dalle nuvole a soli 30 km dalla superficie. Ciò potrebbe significare un cambiamento della direzione del vento a quell'altitudine. I suoni registrati al momento dell'atterraggio suggeriscono che la sonda ha raggiunto una superficie più o meno fangosa. Con una distanza orbitale di 1.221.000 km, è la seconda luna più grande di Saturno e compie una singola orbita ogni 16 giorni. Come Europa e Ganimede, si ritiene che Titano abbia un oceano sotterraneo di acqua mista ad ammoniaca che può eruttare sulla superficie lunare e causare criovulcanismo. La presenza di questo oceano, insieme all'ambiente prebiotico di Titano, ha fatto ipotizzare l'esistenza della vita. Questa vita potrebbe assumere la forma di microbi ed estremofili nell'oceano interno, oppure potrebbe assumere la forma ancora più estrema di forme di vita metanogene. Come suggerito, la vita potrebbe esistere nei laghi di metano liquido di Titano, proprio come gli organismi sulla Terra vivono nell'acqua. Questi organismi inalerebbero l'idrogeno H2 al posto dell'ossigeno gassoso O2, lo metabolizzerebbero in acetilene invece che in glucosio e poi esalerebbero metano invece che anidride carbonica.
Giapeto. Con un diametro di 1470 km e una massa di 18 per 10 alla ventesima, Apetus è la terza luna più grande di Saturno. A una distanza di 3.560.000 km da Saturno, è la più lontana delle grandi lune e impiega 79 giorni per completare una singola orbita. A causa del suo colore e della sua composizione insolita, l'emisfero anteriore è scuro e nero, mentre quello posteriore è molto più luminoso. È spesso chiamata lo yin e lo yang delle lune di Saturno. La sonda Cassini sta aiutando a rispondere a questo enigma secolare. I suoi strumenti a infrarossi hanno scoperto che Fibi è la fonte di un anello formato da detriti strappati dalla Luna dall'impatto con i meteoriti. Questo anello è molto sottile e non viene scoperto dagli astronomi che osservano dalla Terra. Man mano che Apetus si muove attraverso la regione di questo anello, accumula materiale Fibi sul lato anteriore, orientato nella direzione del suo moto che gli conferisce il colore scuro. Pur essendo la terza luna più grande di Saturno, Apetus orbita molto più lontano da Saturno rispetto a Titano. Come molte lune di Saturno, in particolare Teti, Mimas e Rea, Apetus ha una bassa densità, il che indica che è composto principalmente da ghiaccio d'acqua e da circa il 20% di roccia. Ma a differenza della maggior parte delle lune più grandi di Saturno, la sua forma complessiva non è né sferica né ellissoidale, ma consiste in poli appiattiti e in una vita a cupola. Anche l'ampia e insolitamente alta cresta equatoriale contribuisce alla sua forma sproporzionata. Per questo motivo, Apetus è la più grande luna conosciuta che non ha raggiunto l'equilibrio idrostatico. Fibi. Fibi è la luna più lontana di dimensioni significative, dista 13 milioni di chilometri da Saturno. Circola in un'orbita retrograda con un'inclinazione quasi polare, 173 gradi. Ha una forma sferica irregolare, un diametro di circa 220 km ed è molto scura. Le uniche immagini precedenti alla missione Cassini sono state scattate dal Voyager 2 nel 1981. Cassini ha sorvolato la Luna solo una volta perché era fuori dall'orbita della sonda. L'11 giugno 2004 Cassini è passata a 2068 km da Fibi ed è riuscita a fotografare quasi tutta la sua superficie grazie alla velocità di rotazione della Luna. La superficie è molto scura e ricoperta di crateri, alcuni dei quali hanno un diametro di 80 km con pareti alte fino a 16 km. Fibi è probabilmente un protopianeta con caratteristiche simili a quelle di Plutone, che si è formato nella fascia di Kuiper all'inizio della storia del Sistema Solare. All'inizio della sua esistenza subisce un processo di differenziazione planetaria. Dopo il raffreddamento, la sua superficie viene martellata dagli urti, conferendole l'attuale forma irregolare. In seguito viene catturata dal pianeta Saturno. Hyperion. Cassini fornisce le prime osservazioni dettagliate di Hyperion, il più grande dei satelliti irregolari, non sferici, del Sistema Solare. Tuttavia, Voyager 2, che l'ha sorvolato nel 1981 a grande distanza, ha fornito la prima immagine di questa luna a forma di patata, ricoperta da profondi crateri e con un asse di rotazione caotico, probabilmente il risultato della distruzione di un corpo celeste più grande. Le spettacolari immagini scattate da Cassini mostrano un mondo simile a una spugna. I crateri profondi, che ne costellano la superficie, senza quasi alcuna espulsione, sono probabilmente dovuti all'elevata porosità e alla bassa densità della Luna. Il bombardamento meteoritico non ha espulso materiale, ma lo ha compresso. Le pareti dei crateri sono lucide, il che indica la presenza di ghiaccio d'acqua. Il fondo dei crateri, invece, è scuro e rossastro, perché la temperatura molto bassa, di meno 180 gradi centigradi, provoca la sublimazione dei materiali volatili e l'accumulo di quelli più scuri. Si pensa che la bassa albedo di Hyperion sia dovuta alla presenza di anidride carbonica e altri idrocarburi, tra cui il metano che fuoriesce da Titano.
La missione Cassini-Huygens ha portato alla scoperta, alla fine del 2012, di una dozzina di nuove piccole lune, meno di 10 km di diametro, che si aggiungono alla cinquantina di lune conosciute o scoperte negli ultimi anni dai telescopi a terra. Urano. Urano non è il pianeta più grande, più ricco di vita o più pubblicizzato del Sistema Solare. Tuttavia il gigante gassoso ghiacciato ha la sua parte di curiosità e molto resta da scoprire sulla sua natura. Insieme a Nettuno, Urano è l'unico pianeta gigante ghiacciato del nostro Sistema Solare. Si trova a circa 3 miliardi di chilometri dalla nostra stella, in settima posizione rispetto al Sole. La sua atmosfera è composta principalmente da idrogeno, 83%, ed elio, 15%. È circondato da un mantello di componenti volatili, acqua, ammoniaca e metano. Nonostante il suo stato tra il liquido e il solido, questi ultimi sono chiamati ghiacci, da cui il nome ghiacciato del gigante Urano. Poi, il pianeta ha al centro un nucleo di dimensioni terrestri composto da rocce silicatiche, ferro e nickel. I giganti ghiacciati hanno una massa molto inferiore a quella di Giove o Saturno, ma sono comunque equivalenti a una massa compresa tra 10 e 50 masse terrestri. Urano, ad esempio, è 14,5 volte più massiccio della Terra, ma solo il 20% di questa massa è idrogeno. Nel caso di Saturno o Giove, l'idrogeno rappresenta il 90%. In effetti, gran parte della massa di Urano è immagazzinata nel suo ghiaccio. Voyager 2, lanciata dall'Agenzia Spaziale Statunitense insieme alla gemella Voyager 1 per studiare i pianeti del Sistema Solare esterno, è ad oggi l'unica sonda ad aver sorvolato Urano. È stato nel 1986 per poco più di 5,5 ore. Voyager 2 ha volato il più vicino possibile al pianeta, a un'altitudine di 80.000 km, e ha fatto luce su una stella senza particolari caratteristiche nella luce visibile, ma con molte caratteristiche specifiche. In particolare, Voyager 2 ha fornito indizi sul perché il pianeta Urano sia disteso nella sua orbita. Infatti, a differenza di altri pianeti, il cui asse di rotazione è perpendicolare alla loro orbita intorno al Sole, l'asse di rotazione di Urano è praticamente incluso nel suo piano di rivoluzione intorno alla nostra stella. Il pianeta, quindi, rotola nella sua orbita e presenta alternativamente i suoi poli nord e sud al Sole. Si tratta di una caratteristica unica nel Sistema Solare. Secondo uno studio, questa inclinazione può essere spiegata da un impatto avvenuto 4 miliardi di anni fa con un oggetto celeste massiccio, grande il doppio della Terra, un protopianeta. Questa collisione potrebbe anche spiegare la temperatura molto bassa dell'atmosfera di Urano. I detriti dell'oggetto impattante avrebbero formato un guscio nell'atmosfera inferiore, impedendo al calore del centro di essere trasferito all'atmosfera superiore. Altre teorie indicano un'inclinazione graduale dell'intero sistema di Urano, dovuta alla presenza di un satellite circa 100 volte più piccolo del pianeta e ormai estinto. Ad oggi la questione dell'inclinazione dell'asse di rotazione rimane irrisolta. Voyager 2 ha scoperto anche 10 lune, tutte di diametro inferiore a 150 km, oltre alle 5 già note alla fine degli anni 70. Ha inoltre rivelato la presenza di un campo magnetico di intensità simile a quella terrestre. Infine, la sonda dimostrò che i 9 anelli di Urano, già scoperti all'epoca, non si erano formati contemporaneamente al pianeta, ma molto più tardi. Come già detto, il pianeta è stato visitato e studiato da vicino da una sola sonda spaziale, Voyager 2 nel 1986, che è quindi la fonte della maggior parte delle informazioni conosciute sul pianeta. Dato che l'obiettivo principale della missione Voyager era quello di studiare i sistemi di Giove e Saturno, il sorvolo di Urano è stato possibile solo perché era già passato perfettamente in precedenza. La sonda ha studiato la struttura e la composizione chimica dell'atmosfera di Urano, compreso il suo clima unico, causato dalla sua inclinazione assiale di 97 gradi,
Esaminando i satelliti di Urano, ne ha scoperti altri due e ha stabilito che la loro comparsa è relativamente recente. Il Voyager 1 non ha potuto visitare Urano perché la priorità è stata data all'indagine di una luna di Saturno, Titano. Questa traiettoria ha portato la sonda fuori dal piano dell'eclittica, ponendo fine alla sua missione planetaria. A partire dal Voyager 2 sono state pianificate diverse missioni su Urano, tuttavia, per ragioni di bilancio, non se n'è ancora concretizzata nessuna. Nettuno. Come Urano, Nettuno è un gigante ghiacciato, è il pianeta più lontano dalla nostra stella e ospita le tempeste più violente del Sistema Solare. Con la sua tonalità bluastra di origine sconosciuta e le sue piogge di diamanti, Nettuno nasconde incredibili ricchezze. La sua composizione interna è simile a quella di Urano. Si ritiene che Nettuno abbia un nucleo roccioso di ferro e silicati, circondato da acqua, metano e idrocarburi in vari stati, da solido a liquido. Si dice che sia circondato da un'atmosfera di idrogeno, elio e metano. L'atmosfera di Nettuno è composta principalmente dall'84% di idrogeno, 12% di elio e 1,5% di metano, con alcune tracce di ammoniaca, etano e acetilene. È il metano che assorbe la luce nelle lunghezze d'onda rossastre e fa apparire Nettuno blu. Tuttavia, poiché il colore blu caratteristico di Nettuno è vicino all'azzurro, il metano non può essere l'unico responsabile di questa tonalità. Con il solo metano, Nettuno sarebbe blu-verde come Urano. Pertanto altri elementi chimici ancora sconosciuti sono responsabili di questo colore caratteristico. Voyager 2 è la prima e unica sonda spaziale ad aver visitato Nettuno e la fonte della maggior parte delle nostre attuali conoscenze sul pianeta. La traiettoria attraverso il sistema nettuniano è stata completata dopo il sorvolo di Urano e delle sue lune. Poiché questo sarà l'ultimo flyby di Voyager 2 su un pianeta, non ci sono restrizioni sulle modalità di uscita dal sistema planetario e sono possibili diverse opzioni. Il team scientifico ha optato per un flyby vicino al polo nord di Nettuno, che avrebbe permesso alla sonda di sfruttare l'attrazione gravitazionale del pianeta per immergersi al di sotto dell'eclittica per un flyby ravvicinato della luna principale di Nettuno, Tritone, indipendentemente dalle conseguenze della traiettoria, analogamente a quanto fatto dalla Voyager 1 con Saturno e la sua luna Titano. Le prime osservazioni sono state effettuate nel marzo 1989, 90 giorni prima del flyby più ravvicinato di Nettuno e quasi 3 anni dopo il flyby di Urano. Hanno portato alla scoperta degli anelli di Nettuno, la cui esistenza non era mai stata dimostrata prima. Sono costituiti da particelle finissime che non possono essere osservate dalla Terra. È stato rilevato e misurato un campo magnetico sfalsato rispetto al centro geologico e inclinato come quello di Urano, ma di intensità molto più debole. Durante l'attraversamento del sistema nettuniano sono state scoperte 6 nuove lune, tra cui Larissa. Data la distanza del Voyager 2, è difficile inviare nuove istruzioni in tempo per osservare questi nuovi corpi celesti. Solo Proteus, con un diametro di 400 km, è stato scoperto abbastanza presto da poter programmare osservazioni dettagliate. I segnali della sonda hanno impiegato 246 minuti per raggiungere la Terra e la missione Voyager 2 si è affidata a comandi precaricati. Durante il flyby di Nettuno, Voyager 2 è passato a meno di 4.950 km dal polo nord del pianeta. L'atmosfera di Nettuno viene analizzata. Nonostante la piccola quantità di energia solare che riceve a causa della sua distanza, solo il 3% di quella ricevuta da Giove, si osservano dinamiche atmosferiche con manifestazioni come la grande macchia scura e le nubi. Vengono misurati venti che si muovono a più di 2.000 km all'ora. Lo studio del campo magnetico mostra che la durata di una rotazione è di 16 ore. Il flyby
ha anche fornito la prima misura accurata della massa di Nettuno, che si è rivelata inferiore dello 0,5% rispetto a quanto calcolato in precedenza. Questo nuovo valore ha smentito l'ipotesi che un pianeta X, non ancora scoperto, agisse sulle orbite di Nettuno e Urano. Il Voyager 2 è passato a 40.000 km da Tritone e ha potuto raccogliere dati molto precisi su questa Luna. All'epoca la comunità scientifica stimava che il diametro di Tritone fosse compreso tra 3.800 e 5.000 km. La sonda ha ridotto questa cifra a 2.760 km. Si osservano pochissimi crateri, il che si spiega con il vulcanismo, le cui manifestazioni, sotto forma di scie di geyser, si osservano ai poli. Il Voyager 2 rileva una sottile atmosfera, circa l'1% di quella terrestre, probabilmente come risultato di questa attività. La temperatura superficiale di Tritone, di meno 235 gradi centigradi, è la più fredda mai rilevata su un corpo celeste del Sistema Solare. A differenza delle altre grandi lune del Sistema Solare, Tritone orbita intorno a Nettuno in senso orario, se visto dall'alto. Pertanto, Tritone non può essersi formato contemporaneamente al pianeta dallo stesso disco di accrescimento, ma deve essere stato catturato da Nettuno. Si pensa che Tritone si sia originato nella fascia di Kuiper. Nelle profondità di Nettuno la pressione può raggiungere i 600 GPa e la temperatura i 7000 gradi centigradi. In queste condizioni il carbonio contenuto negli idrocarburi del pianeta potrebbe essere trasformato in diamanti. Nel 2017 gli scienziati hanno dimostrato la fattibilità di questa reazione chimica. I piccoli diamanti formatisi nell'interstrato di Nettuno cadrebbero poi verso il nucleo, dando origine a una pioggia di nanodiamanti. Il destino di queste gemme nettuniane è ancora poco conosciuto. Un solido guscio di diamanti intorno al nucleo o un mare di idrocarburi punteggiato da iceberg di diamanti. A voi la scelta. Dopo aver attraversato il sistema planetario di Nettuno, Voyager 2 lascia l'eclittica con un angolo di meno 30 gradi. Il dirigibile che trasporta alcuni degli strumenti viene disattivato, ma alcuni degli strumenti rimanenti continuano a raccogliere dati sull'ambiente. Voyager 2 attraversa il confine d'urto terminale del Sole nell'agosto 2007 a 84 unità astronomiche dal Sole e lascia infine il sistema solare magnetico, delimitato dall'eliopausa nel novembre 2018. La sonda si sta dirigendo verso le costellazioni del Sagittario e del Pavone. Tra circa 40.000 anni, Voyager 2 passerà a 1,7 anni luce dalla stella Ross 248, nella costellazione di Andromeda. La NASA sta considerando da tempo una missione per studiare contemporaneamente Urano e Nettuno, ma per motivi di budget solo uno dei due pianeti può essere esplorato alla volta. Le osservazioni di Hubble nel 2017 hanno mostrato un'attività insospettabile su Urano, che inizialmente ha suscitato interesse per il gigante ghiacciato. Tuttavia l'interesse scientifico per la luna nettuniana Tritone, teatro di un vulcanismo attivo, ha preso il sopravvento. Pertanto la prossima missione su larga scala per lo studio di un pianeta esterno dovrebbe partire per Nettuno. La sonda dovrà passare davanti a Giove per beneficiare del suo aiuto gravitazionale, cosa che può avvenire solo ogni 12 anni, in uno specifico allineamento dei pianeti. La prossima finestra di lancio è prevista per il 2028-2030, con un arrivo intorno a Nettuno intorno al 2043. L'eliosfera e l'astrosfera del Sole, un'area allungata a forma di bolla nello spazio creata dal vento solare. Il suo confine è l'eliopausa, che delimita la zona di influenza dei venti solari quando incontrano il mezzo interstellare. Lo shock terminale è il punto dell'eliosfera in cui la velocità del vento solare scende al di sotto della velocità del suono, rispetto alla stella e al mezzo interstellare, a causa dell'interazione con il mezzo interstellare. Plutone. Plutone, il nono pianeta del Sistema Solare fino al 2006,
è sempre stato un obiettivo difficile per l'esplorazione spaziale. Ciò è dovuto alla sua grande distanza dalla Terra, quasi 5 miliardi di chilometri, alla forte inclinazione della sua orbita, 17 gradi rispetto all'eclittica, e alla sua bassa massa. Ma il 14 luglio 2015, dopo essersi avvicinati il più possibile a Plutone, le carte sono state rimescolate con la sonda New Horizons. Plutone è un oggetto transnettuniano che ha la particolarità di formare un sistema doppio con la sua luna Caronte. Gli scienziati speravano di trovare un mondo con caratteristiche comuni. Le prime osservazioni vanno ben oltre le aspettative. Plutone, come Caronte, ha superfici giovani, quasi prive di crateri, con strutture apparenti tanto originali quanto diverse. Plutone è ancora un pianeta geologicamente attivo, con montagne di ghiaccio d'acqua alte più di 3 km. Le prime immagini di Plutone scattate dalla sonda mostrano una regione molto luminosa a un polo e una fascia scura all'equatore. Il diametro di Plutone è stato misurato con maggiore precisione e si stima che sia di 2370 km. Plutone ha una calotta polare di ghiaccio di metano e azoto. Le aree scure hanno una composizione molto diversa da quella delle calotte polari, con una presenza molto minore di metano. Plutone mostra un pianeta con un'ampia varietà di tipi di terreno, con alcune delle caratteristiche apparenti del satellite di Saturno, Japet, e del satellite di Nettuno, Tritone. La superficie è priva di crateri da impatto, quindi probabilmente è giovane, cioè a meno di 100 milioni di anni. Alta montagna di circa 3300 metri. Non possono essere costituiti da metano, monossido di carbonio o ghiaccio di azoto, poiché questi materiali non sono abbastanza resistenti da formare picchi così elevati. Probabilmente sono fatti di ghiaccio d'acqua, che costituisce il mantello del pianeta nano. Rilievi di questo tipo sono stati osservati finora solo sui satelliti ghiacciati dei pianeti gassosi e sono il risultato delle forze di marea generate da questi pianeti giganti. In questo caso è coinvolto un meccanismo diverso, ma non è ancora stato determinato. Gli scienziati escludono l'influenza delle forze di marea generate da Caronte, date le sue dimensioni. Si parla di due possibili spiegazioni: il decadimento di materiali radioattivi, come il torio o l'uranio nei silicati, che giocano ancora un ruolo nel caso della Terra, ma la cui influenza è solitamente considerata trascurabile dopo 4 miliardi di anni su mondi delle dimensioni di Plutone. L'altra spiegazione è l'esistenza di un oceano sotto il mantello ghiacciato che, perdendo il suo calore latente, sarebbe responsabile dei movimenti di superficie. La presenza di un'atmosfera su Plutone è nota dal 1988. Gli strumenti di New Horizons hanno confermato che il tasso di fuga dall'atmosfera di Plutone è particolarmente elevato. È probabile che la causa del processo sia il vento solare, che spinge le particelle ionizzate dall'atmosfera non protetta di Plutone nello spazio interplanetario. Gli scienziati stimano, sulla base dei dati raccolti dagli strumenti di New Horizons, che la velocità di fuga sia 500 volte quella di Marte. Poiché l'atmosfera si ricostituisce per sublimazione di materiale dalla superficie del pianeta nano, questo processo avrebbe portato a una riduzione del diametro di Plutone di 6 km dalla sua formazione. A causa dell'orbita ellittica di Plutone, man mano che si allontana dal Sole, la sua atmosfera si raffredda, si condensa e precipita al suolo sotto forma di ghiaccio, portando infine alla sua completa scomparsa fino a quando il pianeta non si avvicina nuovamente alla nostra stella. Una foto scattata al momento dell'occultazione di Plutone dal Sole ha rivelato la presenza di foschia fino a un'altezza di 130 km. La stessa foto ci permette di distinguere due strati atmosferici con caratteristiche diverse. Caronte, come Plutone, ha una superficie giovane con pochi crateri e molte formazioni, il che suggerisce che è geologicamente attivo nonostante le sue piccole dimensioni. In prossimità del polo è visibile un lungo canyon profondo 6-10 km e un altro canyon profondo 5 km.
Una serie di scogliere e depressioni si estende da nord-est a sud-ovest per oltre 1000 chilometri, che potrebbero essere state create da un processo interno. Al di sotto di queste formazioni, un terreno praticamente privo di caratteristiche e debolmente craterizzato suggerisce che ci sia stata una recente risorgenza. Una regione scura, nota come Mordor, copre il polo ed è circondata da un terreno rossastro. Il colore scuro potrebbe essere dovuto a un sottile strato di materiale, dato che il terreno più chiaro appare dove sono visibili i crateri. Un primo piano di una regione della Luna vicina al Terminatore mostra un terreno molto liscio con crateri da impatto ben definiti e lunghe crepe. Queste fessure assomigliano a quelle lunari, originate dal raffreddamento e dalla contrazione della lava altamente fluida che si era diffusa sulla superficie. Una montagna isolata situata in una depressione molto cava incuriosisce gli scienziati planetari perché la sua formazione rimane inspiegabile e nessuna formazione simile è mai stata osservata nel Sistema Solare. La sonda non ha rilevato alcuna atmosfera. Plutone ha 5 satelliti, ma solo 2 sono stati fotografati. Una prima immagine di Hydra è stata scattata con pochi pixel. Ha una forma allungata e la sua superficie è costituita principalmente da ghiaccio d'acqua. Un'immagine di Nix, anch'essa molto pixelata, è stata restituita pochi giorni dopo il flyby. Conferma la lunghezza di 40 km e la forma allungata di questo piccolo satellite. Il flyby di Plutone ci permette di mettere a fuoco le caratteristiche principali delle sue piccole lune. Una delle caratteristiche più sorprendenti scoperte dalla sonda è che, a differenza della maggior parte dei satelliti dei pianeti del Sistema Solare, le piccole lune di Plutone non ruotano in modo sincrono con Plutone, cioè non sono sempre orientate verso il pianeta nano. In particolare, Hydra, il satellite più esterno, orbita intorno a Plutone in 38 giorni, mentre Plutone ruota intorno a se stesso in 10 ore. Nonostante queste caratteristiche, gli scienziati ritengono che le piccole lune si siano formate all'interno del sistema plutoniano, probabilmente come risultato della fusione di piccoli corpi risultanti dalla frammentazione delle precedenti lune di Plutone, dato il loro aspetto simile a Caronte e Plutone. Dopo il flyby di Plutone, New Horizons attraversa la fascia di Kuiper che si estende da 30 a 55 unità astronomiche dal Sole e il cui studio è il secondo obiettivo della missione, lasciando dietro di sé molti misteri sul pianeta nano. La lontana fascia di Kuiper è una cintura di asteroidi ghiacciati in orbita attorno al Sistema Solare. La maggior parte dei pianeti nani del Sistema Solare si trova in questa fascia, compresi Plutone e la sua luna principale Caronte. La cintura inizia a 30 unità astronomiche dal Sole e sembra terminare a 55 unità astronomiche. Al di là di questo si trova una regione meno popolata, ma ci sono ancora pianeti nani come Eris e Sedna e oggetti più piccoli. Finora sono stati esplorati solo 2 oggetti della fascia di Kuiper, grazie alla sonda New Horizons. La sonda è riuscita a scattare alcune immagini di oggetti relativamente vicini, ad esempio nel novembre 2015 e nell'aprile 2016 di Aran, un quasi satellite di Plutone che ha fornito alcuni dettagli fisici come il suo periodo di rotazione. Si trovava allora a 111 milioni di chilometri di distanza dalla sonda. Al momento del lancio della missione, nel 2006, non era noto che nessun oggetto transnettuniano nel raggio d'azione di New Horizons si trovasse nella fascia di Kuiper, data la limitata quantità di propellente di cui la sonda disporrà dopo aver attraversato Plutone. Ma i responsabili della missione contano di fare delle scoperte nel decennio che intercorre tra il lancio e la correzione della traiettoria necessaria per dirigere la sonda spaziale verso il suo secondo obiettivo, la fascia di Kuiper. Ma dopo 8 anni di ricerche da parte degli astronomi, la comunità astronomica non ha scoperto alcun potenziale obiettivo nella fascia di Kuiper.
La scadenza per una scoperta fattibile è l'estate 2014. Per organizzare un rendezvous è necessario conoscere l'orbita dell'oggetto flyby, il che significa che devono essere effettuate due osservazioni a distanza di un anno l'una dall'altra. Pertanto, la prima osservazione dovrebbe avvenire al più tardi nell'estate del 2014, in modo che la sonda possa procedere verso il suo secondo obiettivo dopo il flyby di Plutone nel luglio 2015. La scoperta di un oggetto transnettuniano alla portata della sonda spaziale non è facile, in quanto gli oggetti della fascia di Kuiper non sono molti, circa 1000 quelli scoperti in un enorme volume di spazio, e sono molto difficili da rilevare a causa delle loro piccole dimensioni e della loro distanza, poche decine di unità astronomiche tra loro. Tuttavia, per scoprire un bersaglio sono state impiegate ingenti risorse tra il 2011 e il 2013, un'intensa campagna di osservazione con i più potenti telescopi a terra. Sono stati scoperti 52 nuovi oggetti della fascia di Kuiper, ma nessuno di essi era alla portata di New Horizons. La più vicina richiede una manovra che richiede più propulsori di quanti ne abbia ancora la sonda. Infine, nell'ottobre 2014, il team di New Horizons ha annunciato di aver scoperto almeno un obiettivo che la sonda è sicura di poter superare, date le sue riserve di carburante. Altri due potenziali obiettivi, di diametro vicino e distanti circa la stessa distanza, sono ancora in fase di studio. La raccolta di dati scientifici per l'oggetto di Kuiper è simile a quella per il sistema di Plutone, ma il flyby è molto più difficile. L'orbita è nota con una precisione limitata, il che significa che sono necessarie correzioni tardive della traiettoria. L'oggetto di Kuiper è stato visto per la prima volta nelle immagini riprese dalla fotocamera della sonda il 16 gennaio 2018, quando New Horizons si trovava a 172 milioni di chilometri dal suo obiettivo. New Horizons passerà davanti ad Arrokoth il 1 gennaio 2019, a una distanza di 3.500 km e ad una velocità di 14 km al secondo. Al momento del flyby, la Terra si trovava a 6,62 miliardi di chilometri di distanza. Dopo 4 ore sono arrivati i primi dati del flyby. Circa 6,25 GB sono stati registrati durante questo breve volo. Data la bassa velocità di trasmissione dei dati, pari a 1 kilobit al secondo, e la limitata quantità di energia disponibile, la trasmissione di questi dati dovrebbe durare 20 mesi, fino a settembre 2020. Secondo una prima foto a bassa risoluzione ricevuta il giorno successivo al flyby, Arrokoth è costituito da due corpi quasi sferici di dimensioni disuguali, saldati insieme a forma di pupazzo di neve. Si tratta di un esempio particolarmente ben conservato di corpo di contatto binario. L'impatto deve essere avvenuto a una bassa velocità di qualche chilometro all'ora. Tali binarie sono molto comuni tra le comete che condividono la stessa origine di Arrokoth. L'insieme è alto 33 km e largo fino a 15 km. I due elementi sono stati provvisoriamente denominati Ultima per quello più grande e Thule per quello più piccolo. Il periodo di rotazione misurato poco prima del flyby è di circa 15 ore. La superficie sembra essere priva di grandi crateri. Il colore rossastro della superficie è simile a quello della calotta polare settentrionale di Caronte ed è probabilmente dovuto alla presenza di materiale organico simile a una collina. Le caratteristiche visibili suggeriscono che questo oggetto della fascia di Kuiper si è formato all'inizio della formazione del Sistema Solare e ha mantenuto le sue caratteristiche originali. La missione di New Horizons potrebbe continuare fino al 2025, quando la sonda avrà raggiunto la distanza di 50-60 unità astronomiche dal bordo esterno della fascia di Kuiper, oltre la quale si trovano solo oggetti sparsi, la cui densità rende improbabile un flyby.
Il team di progetto della missione spera di trovare un terzo obiettivo per la sonda nella fascia di Kuiper. Potrebbe essere una scoperta difficile, viste le risorse particolarmente ingenti necessarie per trovare Arrokoth. Tuttavia, il veicolo spaziale stesso dovrebbe rilevare l'oggetto che potrebbe visitare. Dovrebbe analizzare le immagini scattate e potrebbe rilevare un oggetto troppo debole per essere visto dai telescopi a terra. Questo nuovo obiettivo dovrebbe essere scoperto nei prossimi anni, prima che la sonda lasci la densa regione della fascia di Kuiper. Nel gennaio 2018, i team di New Horizons e Voyager si sono incontrati per gettare le basi di una possibile collaborazione per l'osservazione dell'eliosfera. Gli strumenti e le posizioni delle tre sonde, Voyager 1 e 2, oltre a New Horizons, potrebbero integrarsi a vicenda almeno fino al 2025 e forse anche fino al 2027, quando la quantità di energia rimasta nelle sonde Voyager non sarà più sufficiente a mantenerle in funzione. Nel 2032, quando New Horizons sarà a circa 82 unità astronomiche di distanza, la potenza residua della sonda sarà di 150 watt, il minimo necessario per mantenerla operativa. Sebbene sia probabilmente possibile estendere questi limiti teorici, il veicolo spaziale sarà sicuramente inutilizzabile quando raggiungerà una distanza di 120 unità astronomiche. Cosa c'è oltre la fascia di Kuiper? Innanzitutto è importante sapere che più un oggetto è lontano dal Sole, più è difficile rilevarlo perché è meno illuminato e difficile da osservare a causa della distanza. Tuttavia, a circa 55 unità astronomiche dal Sole, il numero di oggetti diminuisce drasticamente e questa zona è chiamata scogliera di Kuiper. Questa zona segna il limite esterno del nastro. Al di là di questo, tuttavia, lo spazio non è vuoto e in questa regione lontana, nota come disco rado, si trovano altri oggetti, tra cui pianeti nani, tra cui Eris, che ha circa le stesse dimensioni di Plutone e Sedna. Attualmente Eris si trova a circa 95 unità astronomiche dal Sole, ma la sua orbita la riporterà nella fascia di Kuiper tra qualche centinaio di anni prima di allontanarsi nuovamente. Sedna, invece, appartiene a un'altra categoria di oggetti, gli oggetti distaccati. Sedna si trova attualmente a 85 unità astronomiche dal Sole, ma si sposterà a 76 unità astronomiche nel 2080, per poi raggiungere una distanza di 950 unità astronomiche dal Sole, 10 volte più lontana di Eris. Si sa che oggetti più piccoli si spingono ancora più lontano, fino a 3.000 unità astronomiche. Più lontano, a circa 20.000 unità astronomiche, si trova la nube di Oort, composta da miliardi di comete. Non è mai stata osservata perché è troppo lontana, ma la sua esistenza è quasi certa, perché alcune comete provengono da molto lontano. Non si sa dove finisca, ma la nube di Oort potrebbe essere lontana fino a 100.000 unità astronomiche, ovvero più di un anno luce, il che dà un'idea delle dimensioni dell'universo.